Ma il 2022 su TikTok per me è stato bellissimo, poi mi ha portato molto fortuna perché tutto è partito da Sanremo, Sanremo 2022, dove facevo l'inviato di TikTok, pubblicavo ogni insomma puntata, ogni serata di Sanremo un video, un reportage di quello che succedeva fuori dal teatro, e lì ho conosciuto Andrea De Logu, poi c'è stato insomma Tonica, il Papa, ho condotto insieme ad Andrea De Logu il Papa, ma perché ci eravamo conosciuti a Sanremo grazie a TikTok, proprio grazie ad un TikTok. Secondo me la creatività è essere 100% se stessi in modo semplice, autentico e genuino, e quello che ho notato nel 2022 è che tantissimi creator, piccoli e grandi, hanno veramente fatto questo, sono stati se stessi al 100% e si sono lasciati andare, anche quelli più timidi, anche quelli che non volevano neanche mostrare la faccia, hanno trovato la forza di uscire e far vedere i propri contenuti, e questa è vera creatività. Il mio 2022 è stato l'anno della fioritura, è stato riconosciuto un immenso potere a BookTok, è stato riconosciuto istituzionalmente anche in luoghi come il Salone del Libro di Torino e il Festival Letteratura di Mantova, è stato bellissimo andare e essere la rappresentante di questa meravigliosa community, e quindi è stato un anno veramente fantastico, io spero che il 2023 lo sia altrettanto.